Ben ritrovati, nuovo appuntamento di Bari Forever. Entriamo nella fase clou di questa stagione, nel finale di questa stagione, la fase clou, che è quella che poi naturalmente precede questa coda dei playoff, che sono una roulette, sono un po' un'avventura a parte da vivere insieme. Insieme in questa puntata a un ospite molto particolare che ritorna nei miei paraggi, non poteva essere diversamente, per una lunga galleria di ospiti che ha caratterizzato questa trasmissione, poteva mancare negli annali della mia modesta storia televisiva e in particolare di quella più recente di Bari Forever, Totò López. Ciao, eccolo qua. Ciao Alfredo, la presentazione insomma. Ben ritrovato, non mi sembra vero, ma chi non lo conosce, grande Franco De Giglio, eccolo qua che è ritornato. Ciao Alfredo. È stato lui a ricordarmi che sono passati una cifra di anni. Sì, tanti. Ma io non pensavo, anche perché sì. non è una ruffiana, ma tu sei sempre uguale, sei sempre... Io che devo dire di te la stessa nulla, cosa? Di me nulla, perché di me nulla, ma vabbè. Tu sei sempre uguale. Benissimo. E ricordo tempi stupendi, eccetera, ma ricordo soprattutto le botte di audit, di ascolti, eccetera. Lo vogliamo dire, non, diciamo. No, ma non lo diciamo, perché oggi non ci crederebbero nemmeno, però facevamo dei begli ascolti, mica grazie a me. Era però evidentemente... No. Io guarda, non è grazie a me, è grazie a chi veramente ci ha dato la possibilità... Se lo vogliamo dire, si può dire? Come no? Allora, eravamo a Teleregione, ricordiamo Savino Sguerra che veramente... insomma. Che è vivo, no? No, per carità, sì, è vivo, quindi sono stati degli anni bellissimi, per me bellissimi. Sì. Mi fa piacere, questo ti fa onore ricordarlo, ricordiamo la redazione di allora, la redazione sportiva, eccetera, eccetera. Vabbè, dopo questa Marcona, anche perché la trasmissione non è quella che fanno sull'altra rete, sui ricordi, ma sulle cose molto recenti anche il successo. Di uno, sapete che oggi il web, allora non c'era tanto web, c'era tanta televisione sportiva, oggi col passare degli anni il web ha preso sempre più piede e in particolare ci sono dei fenomeni da web come quello che sto per presentarmi in questo momento, un personaggio che viene definito, soprannominato il Bomber, lui è Silvio Sisto Junior, che è qui. Perfetto. Grazie Alfredo, grazie detto, a te per essere qui. Detto bene. Fortunatamente il web ha preso il sopravvento, se no il mio personaggio non esisteva. Però tu sei qua in un posto speciale, sì, vicino al padrone di casa che tra un attimo presento, perché occupi il posto che di solito è riservato ai tifosi o ai rappresentanti dei club delle tifoserie che poi fanno capo a questa che è la casa del tifo barese, che appunto è la sede della Bari, siamo noi il coordinamento, perché tu sei tifoso del Bari e non come a caso hai composto anche un brano. Ho fatto una canzone, Amore Biancorosso, dove ho dedicato la mia canzone al tifoso, perché io penso che il tifoso è la parte più importante del Bari, oppure della Bari, come si chiama, perché alla fine i giocatori, come si sa, vanno e vengono, la presidenza, come abbiamo visto, può cambiare, però il tifoso rimane. Perciò io penso che il tifoso è la parte più importante di questa società ed è giusto che ho fatto una canzone che ho dedicato a loro. Adesso stiamo per sentire qualche nota, perché poi prima della sigla finale naturalmente faremo vedere tutta la clip con delle immagini molto belle, anche perché non sei il solo a cantare in questa clip, ma ci sono anche altri che ci spiegherai dopo. E la presenza pluriennale del tifo, abbiamo detto, sono 800 anni infatti che Franco Spagnuolo è qui con noi, scherzo, è il presidente, padrone di casa, lo chiamo io tra virgolette, il presidente del coordinamento dell'associazione La Bari Siamo Noi. Quanti sono, Franco Spagnuolo? Bentornato innanzitutto. Grazie. Quanti sono i club ormai che fanno sono parte di questa galassia? 28 club e oltre 5.000 iscritti. Che avete combinato? Grazie ai quali abbiamo, diciamo, combinato la coreografia di sabato, di venerdì sera. Allora non si capisce più niente, però Maracanã, perché è stata la Nord, che saluto con affetto, certo. Tutti i fratelli biancorossi dalla Nord fanno sempre questo spettacolo straordinario. Però è stata la prima volta che in Italia, non so all'estero, una coreografia è stata fatta esclusivamente in tribuna est, che altre volte coinvolgeva tutto lo stadio e quindi anche la tribuna. Questa volta era... fatto una cosa proprio latinoamericana, ha fatto una cosa che, voglio dire... Era la cosa più semplice, semplice che ma si poteva sempre fare. Perfetto, perché quella, mi ha ricordato molto quando da bambino, sì, infatti ci sono mi stanno segnalando dall'alto, dalla regia, che stanno andando in onda adesso delle immagini, il buon Mastandrea non ha dormito per tre notti pensando a cosa tu potessi fare, cioè è una cosa un po' anni 70, un po' sudamericana, insomma, una tua idea questa qui. Sì, è un'idea partita da tutti noi, da tutti i club del centro coordinamento, perché dal primo all'ultimo, anche quelli dell'estero, si sono dati da fare, in particolare alcuni in cinque da Dublino
hanno voluto partecipare proprio di persona e sono venuti a trascorrere qui il venerdì e sabato. Pensa che Mastandrea ha messo le cose che riesce a fare in questo, l'abbiamo sentito anche in sottofondo mentre tu parlavi, ha messo le immagini di questa coreografia con le note della canzone di Silvio Sisto, che poi sentiremo, vedremo nella videoclip, ascolteremo. E nella, gli ho dato un po' di compiti a casa in questo momento, vedremo integralmente il videoclip di chiusura. Peccato, perché con tutto questo movimento di tifosi, di club che sono venuti dall'estero, alcuni li ringrazio perché ormai siamo diventati di famiglia, un po' come con Totò, con De Gilio, insomma, ormai arrivano, vengono, ci salutano, ci chiamano, stiamo arrivando a Bari, tutto questo entusiasmo, ahimè, poi si arriva sul terreno di gioco, caro Totò, e che cosa vediamo? Fammi dire qualcosa, io ero allo stadio, ma la tifoseria del Bari è stupenda. Ho voluto farmi le foto con mio nipote, chi stava con me, e ci stavi anche te, proprio prendendo la curva, perché uno spettacolo così è, non è di oggi vederlo, non è normale. E veramente sono incommiabili questi, a parte che io ritengo che questa tifoseria non è uguale. E il problema è che se si potessero vincere... Segue il Bari da tutte le parti, poi sono lì che non mollano mai, veramente sono eccezionali. Il discorso è che se si potessero vincere gli scudetti o, parafrasando qualcuno, andare in Champions, capisci a me? No, però dove voglio arrivare, aspetta, dove voglio arrivare, perché vedendo, cioè, sì. Adesso dice, ritorno ai miei tempi. Lo stadio della Vittoria aveva un po' questa... intanto che torni ai certo. Tuoi tempi, torni, Cosimo alla Camera 3, scusami. Molto gentile, tu che dici torno ai tuoi tempi, guarda che dietro di te, guarda cosa ti hanno combinato gli amici della Bari. Siamo è stata una bella sorpresa questa, perché la guardava e dice, ma so io, credo di essere io. Infatti io, diciamo, i tuoi ringraziamenti di ogni sera, di ogni volta che vieni qua, ma questa volta sono io a ringraziarti, perché Totò Lopez, come Giorgio De Trizio che non c'è, siete stati i miei primi due, tra virgolette, idoli da ragazzino. Quindi ho iniziato ad allargare, perché tu non è che c'hai 22 anni, no, cioè, non è franco, però quando ho iniziato a seguire il Bari, sì, ho iniziato dal 77, però l'80-81, 82 sono Lopez stati, com'era, perché poi quando sono io facevo, stati gli anni quando io più facevo, vissuti. Quando io facevo il DJ con la pettinatura come Fiorello non mi credevate, adesso ci credete, avete Totò Lopez col ciuffo, guardate, guardate che roba ragazzi, e guardate, puoi scendere un attimo con l'immagine, cose, e guardatelo oggi. No! Cattivo Alfredo, bella mia. No, voglio dire, ogni età, ogni generazione, ogni momento, ogni stagione ha un fascino, vero? Beh, la mia presenza proprio qui è dovuta al cuore. Io sono stato un tifosissimo della squadra di Totò, e di Totò siamo amici da sempre. E quando ho saputo che c'era Totò qui oggi, sono di Yashi. Bravo. E Manacaccia, è una bella sorpresa. E sono venuto proprio per ricordare i momenti. Eppure, adesso facendo un po', andando un po' indietro con la memoria, ma sai in questi anni, in questi anni che ho un po' abbandonato il giornalismo sportivo, mio malgrado, purtroppo la giornata è quella, però sai quanta gente incontrandomi, perché tu puoi fare mille cose in questo lavoro, un lavoro stupendo eccetera, però poi tanta gente rimane fidelizzata a quell'immagine televisiva, ma sai quanta gente mi ha chiesto, ma perché non ritorni con Totò a fare? Voi prima. Ma molti non sanno, ma mi riferisco agli amici della Puglia, agli amici di Bari, ovviamente in particolare, loro non sanno, però molti non sanno che Totò non è che viva a Bari come bazzico io Bari ormai, per motivi anche di famiglia, ma lui vive un po' tu vivi a Roma, sì. Quindi scusate questa digressione, ecco perché dicevo prima. Alfredo, voi prima parlavate di un certo numero di ascolti che avete fatto quando avete fatto la vostra trasmissione, ma doveva essere per forza così, perché sapete cosa attira l'audience della gente? La verità. Ecco qua, cioè, facevate voi la trasmissione, quella trasmissione che io seguivo ogni domenica, c'era la verità in quello che diceva Totò e quelli che erano gli argomenti che trattavate. Ecco il segreto dell'audience arrivati a un certo punto, arrivati veramente grandi. Ok, però purtroppo, adesso hai toccato un altro argomento un po' particolare, il fatto delle domeniche, Franco Spagnolo, tu hai detto di quando tu eri ragazzino, probabilmente di quando Silvio ancora era in fasce, no? Diciamo, eccetera. E loro non sanno cos'è il calcio delle, cioè loro sanno cos'è il calcio delle pay TV, loro non sanno cos'è il calcio della domenica e tutto. Perché tu però quando posso finire, perché è importante la tifoseria di questa curva qua. Io non so se questo stadio non ti porta
ad esaltare i calciatori, perché allo stadio della Vittoria, c'era dove noi nei momenti anche delicati in difficoltà, cioè i tifosi a noi, cioè, se stavamo con le gambe molle, ce li facevano ritornare normali, credimi, non cioè, lo dico sentivi tanto il tifo più vicino, ma stai a scherzare, sentivamo questo tifo e ci trascinava proprio, capito, ad avere l'obiettivo che noi volevamo. Adesso cioè, con questa tifoseria che è veramente eccezionale, non capisco, tu vuoi ritornare, come hai detto, andiamo sul campo. Non capisco dentro di me questi giocatori che, come ti devo dire, o non li sentono, perché non è normale che non sei trascinato di arrivare così a subire tre gol. Non è la prima volta. Ecco, sembra una terra di conquista ormai questo stadio. Siamo entrati già nel vivo, tu hai fatto il tuo, ho letto sulle pagine di un quotidiano, con la cui redazione ci collegheremo tra un attimo. Adesso siamo già collegati con, credo, la Gazzetta dello Sport, con il collega Franco Cirici. Buonasera Franco. Buonasera a tutti, ciao Totò, ciao Ideo. Ciao Franco. Allora, ascolta Franco, stavamo già toccando l'argomento che purtroppo è difficile da mandare giù, quello riguardante l'ultima partita del Bari, che al di là del risultato ha messo un po' a nudo i limiti di questa squadra nel momento un po' più delicato di questa stagione, ma nell'epilogo di questa stagione. Posso sentire il tuo, possiamo avere il tuo punto di vista? È stata solo una parentesi, secondo te una giornata no per il Bari, oppure dobbiamo farcene una ragione, insomma il Bari è quello che abbiamo visto contro il Cagliari? Ma io intanto sarei già proiettato su Brescia, perché qui sai, piangere sul latte versato non so fino a che punto sia producente. Bisogna pensare sicuramente a Brescia e Trapani, partite che il Bari non può sbagliare. Detto questo, a mio avviso il Bari non è lo stesso Bari da circa 3 settimane, quindi la partita con il Cagliari non è stata un episodio, non la vedo brillante la squadra da un po' di tempo, e d'altra parte ha conquistato 2 punti nelle ultime 3 partite, non è un caso. La partita con il Cagliari non è stata interpretata nel modo migliore, sia dai calciatori che dal tecnico. Io sarei stato molto più prudente e organizzato, perché si può anche prendere un gol per una stupidaggine di difendi. Le stupidaggini ci stanno pure nel calcio, Totò me lo insegna, no? Non devi prendere il secondo gol come l'hai preso. Da stupido, all'inizio della ripresa, quando c'hai tutto un secondo tempo da giocare, ti sei fatto trovare scoperto e ti hanno infilato in contropiede in una maniera abbastanza facile per il Cagliari, troppo facile. Allora, il discorso è che, sai, io parlavo con uno che di calcio se ne intende, ma molto, un paio di giorni fa, e lui mi diceva, non è detto che se giochi affronti una squadra più forte di te debba sempre perdere, no? C'è un modo per minimizzare la forza della squadra avversaria, laddove è più forte, e in questo caso il Cagliari è molto forte in attacco. E dall'altra parte per cercare di far valere le tue virtù, le tue qualità. Il Bari non ha fatto né l'uno né l'altro, è stato solo un tantino diciamo così impreciso nella prima parte della partita, perché se Maniero fa il maniero sul colpo di testa e passi in vantaggio, probabilmente la partita va diversamente, ma capisci, non puoi andare sui 6. Hai perso 3-0, hai perso male, devi ricaricare le batterie e devi cercare di fare punti a Brescia, dove non ti regaleranno nulla. Totò Lopez. No, sono d'accordo, specie quando ha detto, e io l'ho ribadito subito dopo la partita, il primo gol può essere un infortunio di difendi, e ci può stare perché nel calcio ci sta, ma è il secondo gol che mi ha fatto arrabbiare. Lì in tribuna mi ha fatto arrabbiare tanto, perché sull'1-0 c'è tutto il tempo per rimediare, e quindi vedere un Bari così sembrava non un Bari che stai giocando la Serie B, non è che sta giocando i dilettanti, tutti come si faceva una volta, tutti all'attacco, e dietro è rimasto quel povero, se non sbaglio, Tonucci, e che ci fai là? Sì, bravo. No, non puoi subire quel gol che a me mi ha fatto tanta rabbia. Allora
Allora, Totò, ti rivelo una cosa, non la rivelo solo a te ovviamente, giusto per avere le idee un po' più chiare e per capire, ma non per distruggere, ma per costruire, in quanto siamo ancora in corsa, per fortuna, e c'è ancora qualche possibilità. Pare che durante l'intervallo l'allenatore abbia raccomandato ai giocatori del Bari una cosa, solo una: siamo calmi, siamo tranquilli, la partita è lunga, non ci buttiamo in avanti scriteriatamente, aspettiamo il momento per colpire e magari cercare di pareggiare, ma stiamo calmi. Allora, se questa è l'unica raccomandazione che ti fa l'allenatore e tu dopo 3 minuti fai quella stupidaggine, vuol dire che probabilmente i 30.000, mettiamola così, i 30.000 ti mettono delle pressioni, cioè ti appoggiano tanto, ma ti mettono delle pressioni tali per cui tu sei portato ad andare all'attacco. Quello che mi preoccupa è un'altra cosa, e secondo me è incurabile. Vedete che cosa vi dico stasera? È incurabile. Allora, adesso, non per fare un'operazione nostalgia, però visto che c'è Lopez lì, Lopez era un giocatore di personalità, era un giocatore che era il cosiddetto leader, nel senso che se parlava lui, sia con il presidente che sui suoi compagni che in campo, probabilmente lo sentivano, o sbaglio, Totò? È vero, è vero. Benissimo, allora la personalità è una cosa che purtroppo non si acquista, nel senso che o ce l'hai o non ce l'hai. Noi abbiamo molti anni nella squadra, è una squadra molto esperta, molto, cioè probabilmente all'età media superiore a tutte le altre in Serie B, a Gemiti 36, De Cesare 33, Rosina 32, Defendi 30, e poi Valiani, insomma lasciamo per, cioè, ne abbiamo tanti che sono molto al di là con gli anni, cioè nettamente con, la media, con una età media nettamente superiore all'età media della Serie B. Eppure, e non so se Totò è d'accordo con me, non credo che ci sia, fatta eccezione per Valiani, un giocatore di personalità, un leader vero che si incazzi davvero in campo, che si faccia sentire davvero in campo, non come fa Di Cesare che se la prende con Sansone o se la prende con quello o se la prende con quell'altro. Non è così, devi far sentire la tua personalità. Secondo me, siccome non voglio, sai, non è una questione di colpa, non ce l'hanno, sono carichi di anni, di mestiere, ma non hanno la personalità necessaria per guidare un gruppo. Ce ne, tra quelli, se ce ne fossero stati due, noi saremmo già in playoff, secondo me. No, sono d'accordissimo, perché sì, no, non si acquista così facilmente, la devi tenere dentro. Il Bari non ce l'ha, perché nell'occasione del secondo gol, cioè io ho detto scherzosamente, affettuosamente, a Dietrizio Loseto, se li vedevo andare avanti, gli staccavo la testa, ma non l'hanno mai fatto. Perché? Perché ognuno aveva il suo ruolo, stava lì, poi in campo, non perché, ma era così, e mi sentivano dalla tribuna, io in campo parlavo, Cuccovillo vai, tu fermati, e guardavo le posizioni, siamo, capito? Se non fai questo in campo, le risposte sono come il gol che abbiamo preso. Tutti in avanti, nessuno dice, oh, ma qualcuno deve rimanere anche dietro, perché non posso assistere a una cosa del genere. Non c'è il giocatore, almeno uno, di personalità che si guarda intorno. E però ragazzi, volevo invitarvi a diciamo che io facevo l'allenatore in campo, sì, va, sì, no, perché il signor Bolchi se ne stava tranquillamente là. A un'intervista gli hanno detto, ma lei non si alza? Dice, io fortunatamente ce l'ho in campo l'allenatore, quindi non sento. Vabbè, che poi un vecchio, diciamo, trucco tra virgolette, molti allenatori, a parte quello di portarsi sempre appresso un gruppo già consolidato, di quelli che poi nello spogliatoio ti danno sempre la possibilità di avere il controllo, ma questa è un'altra storia. Ragazzi, però io inviterei a usare il tempo giusto, nel senso che
Noi parliamo sempre al presente, ma dobbiamo parlare comunque di una stagione che ormai volge al termine, cioè dobbiamo quasi cominciare a parlare al passato, perché dobbiamo dire la squadra che è stata, mancano due partite alla fine e si apre un altro campionato dove leader o non leader, rosa o non rosa, è Franco Cirici, cioè conteranno... Guarda, sono cose importanti queste. Non è che sono cose, si apre un altro campionato. Sì, Franco, perdonami un attimo, Franco, mi spiego meglio, volevo dirti, è tutto... No, dipende da come lo cominci, perché una cosa è cominciarlo dal quarto posto, una cosa è cominciarlo dall'ottavo. Perfetto, è un po' diverso, e su questo abbiamo approfondito ampiamente in tutte queste puntate, sono anzi un po' il tormentone questo argomento. Io mi riferisco, quando inizia una partita da playoff, in casa o fuori casa... tutte queste considerazioni diventano assolutamente relative, perché scattano una serie di meccanismi dove anche il Trapani della situazione, che gioca sui nervi, gioca sull'entusiasmo del collettivo, che non ha magari i nomi e il tasso di esperienza di cui può disporre un Bari, che rimane almeno sulla carta la squadra da battere, perché io parlo sempre da osservatore esterno, e beh, in una partita playoff vengono fuori una serie di altre componenti che poi rispetto a queste lasciano il tempo che trovano. Comunque Franco, per concludere il collegamento con te, sappiamo che stai lavorando, ti abbiamo un attimo rubato al tuo lavoro, la tua sensazione, ormai che siamo a ridosso di questa benedetta lotteria, perché quella è dei playoff, che sensazione hai, a prescindere adesso, mettiamo da parte questa benedetta o maledetta partita contro il Cagliari, anche se lasciatemela fare una considerazione, il Cagliari, Franco scusa, il Cagliari visto a Bari, che è stata veramente una corazzata, e i demeriti del Bari l'hanno messa ancora più in luce, però quel Cagliari io non lo vedevo da una vita. Il Cagliari visto nelle ultime partite interne ed esterne era una squadra abbordabile a tutti i livelli. Non so cosa sia successo, se l'effetto San Nicola questa volta è spagnolo, ha giocato bravo, più a favore. Sei stato bravo tu a farlo tornare il Cagliari. Questo ti dico, sei stato bravo tu a farlo tornare il Cagliari splendente del mese prima. Perché l'hai sbagliata tu la partita? Intanto sono partite che secondo me, e purtroppo non vedo la faccia di Lopez perché sono al telefono, non si giocano. Non so se mi spiego. La faccia di Lopez, te la descrivo io, la stessa di quando è andato via venerdì sera, era vicino a me, ha detto vado via, perché non so se lo dovevo dire, lo dico, è andato via un quarto d'ora prima è andato via da perché lui era tifoso, più tifoso di quelli che avevo di fronte in curva. Ero arrabbiato. Sai perché non si giocano? Perché... ed è un discorso assolutamente antisportivo il mio, però nel calcio questi discorsi sono normali. Ieri in Serie A Fiorentina-Palermo non si è giocata, Atalanta-Udinese non si è giocata, appena hanno saputo che il Carpi perdeva in casa, tutti fermi, è finito il campionato. Allora, se tu pareggi col Cagliari, il Cagliari va in A, va bene? E tu ora sei già nei playoff, mi sono spiegato, è un po' diverso, non è uguale. Punto primo. La sensazione che ho a proposito della tua domanda è che intanto bisogna recuperare il miglior Depi, perché secondo me è indispensabile. Intanto l'allenatore dovrebbe cercare di recuperare i 2-3 elementi alternativi che gli serviranno come il pane in tante partite racchiuse in pochi giorni, se riusciamo a farle. Abbiamo tanti giocatori nella rosa, ma giocano sempre in 12, in 13. Bisogna recuperare gente che può darti qualcosa sul piano delle energie. Di Noia, per esempio, Iachimoschi, lo stesso Donati, insomma qualcosa, qualcuno, qualche carta alternativa la devi avere. Non si può giocare sempre con gli stessi. E quindi l'allenatore, che secondo me non è uno stupido, è chiaro che se non li fa giocare vuol dire che non li vede nelle condizioni, però in vista dei playoff li deve recuperare. Dobbiamo ritrovare il miglior Sansone, che abbiamo visto un mese e basta, va bene? Io da 3-4 settimane Sansone non lo sto più rivedendo. E non lo vedrai nemmeno a Brescia. Non lo vedrai nemmeno a Brescia, Sansone. Non lo so, perché a Brescia è chiaro, è squalificato, non lo vedo, però io mi auguro... Ecco, i nostri margini di miglioramento sono questi. Sono preoccupato, ti dico un'altra cosa che è un paradosso e poi chiudo se volete, altrimenti sto con voi per sempre. Allora,
Il primo paradosso è quello che c'hai tanta gente esperta ma c'hai poca personalità. Il secondo è veramente un paradosso incredibile, cioè da scriverci libri. Prima che io intervenissi, mi pare che voi stavate parlando del pubblico, dei tifosi, no? Sì. Se non ho capito male. Sì, sì. Sì, sì. Allora, il pubblico, allora Bari ha un tesoro che non ha nessuno in Serie B e hanno pochissimi in Serie A. Cioè è una città che porta 30.000 persone allo stadio in Serie B, roba da matti, va bene? Roba da matti. Abbiamo un pubblico straordinario, capace di incoraggiarli dall'inizio alla fine, capace di incoraggiarli anche dopo uno 0-3 interno, va bene? Io vi dico che purtroppo incomincio a pensare che questo straordinario pubblico faccia del male inconsciamente a questi giocatori, nel senso che sentono, e guarda, non è un alibi, non è un attenuante, ma questi più gente ci stanno, più gente ci viene al campo e meno bene fanno. Cioè è un paradosso, non so se mi spiego, il pubblico non ha nessuna responsabilità, anzi va solo elogiato, però credo che i calciatori di questo Bari, di questo... Pensavo a Rosina, no, che è già San Pietroburgo, non è Bari, cioè, però ha giocato in Champions, un po' di folla ce l'aveva. No, vabbè, ma lo devi prendere come gruppo, non a un solo. Sì, faccio un esempio, questi sono tutti ragazzi che... Sì. Sì, sentano una pressione incredibile, cioè tu adesso mi dici a memoria qual è stata la migliore partita del Bari quest'anno? Tra Campone e Nicola? Vabbè, diciamo che sotto l'aspetto del risultato... Franco, scusa, ma non posso pensare adesso che una tifoseria del genere... Dicevo prima, a noi la tifoseria dello Stadio della Vittoria ci faceva anche resuscitare in certe situazioni. Se devo pensare che questi giocatori, è il contrario, dovrebbero veramente rispondere... lasciamoli stare questi giocatori. No, il mio è un paradosso, è un argomento in discussione, perché fateci caso, ma è chiaro, non è che ci mancherebbe altro, tutti al mondo vorrebbero avere una tifoseria del genere. Mamma mia. Ma basterebbe la tifoseria per vincere, voglio dire, no? Perché come succedeva ai tuoi tempi, anche se in un teatro diverso, quel pubblico vi spingeva a dare tre volte tanto, certo, no? Certo. Questo pubblico dovrebbe spingere altrettanto, ma fa. È la reazione che ha sui giocatori che mi preoccupa. Cioè i giocatori, purtroppo, vedo che fanno degli errori clamorosi proprio quando nelle occasioni più importanti. Ricordatevi di Bari Crotone. Franco, io ti ringrazio. Secca, l'ultima domanda, secca proprio. La tua impressione per questi playoff, questa griglia dei playoff, chi vedi favorito? Ma senti, io credo dal calendario che lo Spezia farà punti. Il Trapani sta un po' rallentando, il Pescara sta andando fortissimo. Perfetto. E il Bari deve rientrare in carreggiata. Io credo che sarà veramente dura, ma dobbiamo vedercela soprattutto con Pescara e con lo Spezia, guarda, più che col Trapani, secondo me. D'accordo, grazie, un saluto ai colleghi della Gazzetta dello Sport. Ciao. Buona serata. Ciao, Franco ciao. Spagnolo, allora mi sembra abbiamo il momento della pubblicità, preparati perché tocca a te, sei stato un po' tirato in causa perché rappresenti Consisto, ma tu sei un po' il padrone di casa e quindi il presidente del coordinamento dei club, mi sembra un po' una cosa, più una provocazione quella del collega della Gazzetta dello Sport, possibile che il calore del grande pubblico, di una grande platea, di una torsida possa in qualche modo intimorire giocatori esperti come quelli del Bari. Ne parliamo tra un attimo anche con Toto Lopez, con tutti gli altri ospiti qui a Bari Forever. A tra poco.